Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Nel centro di Poggio Mirteto, tutto per piante, fiori e addobbi. Un compleanno? Una ricorrenza? Un semplice gesto galante? Piante e fiori rossetti. Effettuiamo consegne a domicilio. Per matrimoni, cresime, battesimi, comunioni, realizziamo addobbi floreali in tutta la provincia di Rieti. Piante e fiori rossetti e anche vivaio per piantine stagionali con prezzi all'ingrosso. La nostra azienda svolge il servizio di onoranze funebri. Piante e fiori rossetti, Poggio Mirteto, via San Paolo 10. Telefono 0765 44 16 44. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi come si facevano un tempo e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. Il 9 e il 10 maggio il Palazzetto Pala Cordoni ospita lo stage internazionale di Jiu-Jitsu, difesa personale, fighting system, Kobudo. Saranno presenti docenti di arti marziali, special guest Martin Dixon, Gary Hewitz, Jan Arbon. Vi aspettiamo il 9 e il 10 maggio. Rieti, Pala Cordoni, di fronte campo di atletica. Per informazioni 333 77 89 0 24. Organizza la Kuden Goshin Ryu. Si è appena concluso l'incontro con Alcatel, dove ci siamo visti al Ministero del Lavoro per affrontare la procedura di licenziamento collettivo per 43 persone. Un nulla di fatto in questo incontro perché non ci può essere una condivisione come organizzazione sindacale sul licenziamento da parte delle persone. Per questo e per contrastare questa scelta da parte della multinazionale, noi il 29 faremo un'iniziativa sotto il Parlamento italiano, dove incontreremo i parlamentari di tutti quanti i territori dove è presente l'Alcatel, e quindi un invito anche ai parlamentari riatini a partecipare a questa iniziativa che si svolgerà dalle 11:30 alle 14:30 a sostegno delle richieste sindacali, che sono quelle del non licenziare i lavoratori e utilizzare strumenti diversi che sono quelli sulla cassa integrazione. Sul nostro territorio di Rieti c'è anche il punto interrogativo rispetto al sito e nei prossimi giorni continuerà il confronto, ma anche all'interno dello scenario Alcatel globale si sta discutendo, si sta mettendo in discussione anche la permanenza del sito di Trieste all'interno del perimetro Alcatel. Quindi questi sono gli appuntamenti nei prossimi giorni, almeno come organizzazioni sindacali, per contrastare questa scelta ennesima sbagliata della multinazionale anche a fronte del nuovo soggetto che è venuto ad acquisire l'Alcatel. Per
noi il 25 aprile è l'inizio di un percorso di liberazione dalla fallimentare gestione Petrangeli. Enrico Aragona, in un caldo pomeriggio di sabato, ha inaugurato il movimento politico Nuove Prospettive. L'ho fatto in piazza del Comune dinanzi ad oltre 150 affiliati arrivati per l'occasione alle quattro stagioni, nonostante la giornata di festa. Oggi piantiamo insieme un seme, domani avremo la pianta del rilancio, dice Aragona. Questo è un movimento per e non contro. Noi siamo contro nessuno, vogliamo solo dare una speranza a chi negli ultimi anni è stato pestato dalla burocrazia, dalla mala politica ed è rimasto fortemente deluso dalle promesse elettorali della giunta Petrangeli. Il sindaco ha fallito, ha tagliato posti di lavoro, ha bloccato l'urbanistica, i dipendenti comunali sono terrorizzati ed hanno paura anche solo di dire che la pensano diversamente. Ecco allora un movimento civico per riunire le forze di chi ama Rieti, perché questa città ha tante risorse e tante eccellenze che vengono mortificate ogni giorno dall'attuale consiglio comunale. Il movimento di Aragona nasce nel solco dell'area di centrodestra e si stanno avvicinando centinaia di persone. Io sono un reatino più fortunato di altri, ha osservato Paolo Di Lorenzo, volto noto del TG5, perché mi guadagno da vivere lontano da questa città e non sono soggetto a ricatti o condizionamenti, però ho deciso di non trasferire la famiglia a Roma, preferisco fare il pendolare e sacrificarmi ma non abbandonare Rieti. Il mio appello è a tutti i reatini per bene, non lasciamo morire la nostra terra. Questo movimento non è alternativo ai partiti di centrodestra, ma vuole lavorare con loro. Siamo alternativi al post-comunismo che in questa città sta fallendo. Ci saranno anche i 9 assistiti della provincia di Rieti a beneficiare del finanziamento stanziato dalla Regione Lazio per garantire stabilità e qualità nell'assistenza erogata ai pazienti fragili e non autosufficienti affetti da SLA. 500.000 euro in tutto per l'annualità 2015, da ripartire tra i 447 assistiti nel Lazio. 380 si trovano a Roma, 9 nella provincia di Rieti, 26 nella provincia di Latina, 16 in quella di Viterbo e nella provincia di Frosinone. Sarà l'ospedale San Filippo Neri a gestire le risorse finanziate per l'assistenza, gestendo le attività legate all'acquisto e alla ridistribuzione di ausili per la comunicazione interpersonale per pazienti totalmente invalidi ed impossibilitati a comunicare autonomamente in maniera intelligibile. La nuova riforma della Ter del Lazio ha come principio basilare il risparmio economico sui costi della politica e che lasciano ben sperare, ha dichiarato il commissario straordinario Ater Eliseo Maggi. Una nuova, un'unica azienda per le 7 Ater, a fronte delle 7 Ater attualmente in essere, un'azienda che si basa su principi di trasparenza ed efficienza, principi rimarcati, come dicevo in precedenza, nelle premesse della bozza di legge passata in giunta e che vedrà poi le commissioni consiliari e l'approvazione in consiglio regionale, principi sui quali si è basato tutto il lavoro dell'Ater di Rieti. Noi ben sappiamo che, a fronte di quello che vediamo spesso in televisione, che restituisce un'immagine delle ATER inermi di fronte ad atteggiamenti di illegalità e asociali, e noi come ATER di Rieti, ripeto, spesso siamo sui giornali, anche oggi lo siamo, per atteggiamenti opposti, cioè nel senso che siamo attenti e rigorosi rispetto a questi atteggiamenti. Che cosa è stato fatto in questi anni? Fatto un percorso che ha visto l'ADER riorganizzarsi dal punto di vista del personale, una riorganizzazione che è culminata con l'approvazione del contratto decentrato, unica ADER che non aveva ancora un contratto decentrato, con principi di trasparenza e legalità dal piano anticorruzione, che mi piace ribadire non eravamo obbligati ad approvare e che sta portando i primi risultati, una carta dei servizi che sta per essere approvata e che
ha già fatto tutto l'iter che doveva fare per esserlo. Il 29 aprile si svolgerà a Rieti presso l'Istituto Costaggini la seconda edizione della manifestazione Giornata di Orientamento e di Formazione allo Studio e al Lavoro. Un evento questo dedicato agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori della città che si propone come valido supporto per affrontare in modo consapevole la scelta del percorso di studi. Da una ricerca pubblicata dal MIUR e dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario risulta che gli studenti che hanno avuto esperienze significative di orientamento hanno ottenuto risultati accademici migliori. E a questo proposito l'Aula Magna dell'Istituto Alberghiero Costaggini sarà occupata da numerosi stand, tra cui quelli del Polo Scientifico e Didattico di Terni, ma anche dal Polo Universitario Sabina Universitas ed ancora l'Università degli Studi di Camerino, l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, la LUMSA e l'Università di Teramo, ma anche il Corpo Forestale dello Stato e l'Esercito Italiano. Era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine con precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti il 36enne di Poggio Mogliano arrestato dai carabinieri a Passo Corese. Il giovane è stato bloccato e perquisito dai militari insospettiti e al termine dell'operazione estesa anche alla sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto oltre 30 grammi di hashish e un bilancino di precisione ma anche il necessario per il confezionamento dello stupefacente ed altro materiale di interesse investigativo e al vaglio dei militari. Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre il 36enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è ora agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente. Prosegue l'iter amministrativo dei programmi integrati di intervento finalizzati al riequilibrio e alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di Fara in Sabina. 22 progetti inerenti il soddisfacimento della crescita insediativa, razionalizzazione del territorio urbanizzato, riconversione e riorganizzazione di aree dismesse, potenziamento dei servizi. Ed è in fase di costituzione la commissione di valutazione delle proposte progettuali che prevede anche la presenza di due membri esterni al comune di Fara in Sabina. Il numero dei progetti presentati, ha dichiarato l'assessore Mauro Pinzari, è soddisfacente in linea con le nostre aspettative. Prevediamo che la commissione possa insediarsi entro il mese di giugno e partire subito con l'esame delle proposte. Stiamo parlando di un nuovo strumento urbanistico che abbiamo fortemente voluto per promuovere la costruzione della città pubblica con una pianificazione sostenibile ed aumentare così la qualità della vita dei centri abitati. A Fara Sabina si è riunito il tavolo di confronto sui trasporti pubblici alla presenza dei rappresentanti del comune, COTRAL ed istituti scolastici del territorio che si sono incontrati per rinnovare l'impegno comune di coordinare gli orari scolastici con quelli dei trasporti pubblici locali. In particolare, d'accordo con la proposta formulata dall'assessore Marinangeli, tutti i presenti si sono impegnati a non variare di molto gli orari e a proseguire il rapporto di collaborazione instaurato negli ultimi anni. Infine, mentre i rappresentanti delle scuole si sono impegnati a non variare di molto il proprio calendario rispetto a quello regionale, Comune e COTRAL hanno confermato che saranno mantenuti tutti i servizi già attivi per gli studenti. Continua la collaborazione tra Comune, Scuole e COTRAL che negli ultimi anni ha dato buoni frutti alla città, limitando al minimo i disagi per gli studenti. La nostra amministrazione continua a credere nel dialogo tra enti per prevenire problemi. Il tavolo è aggiornato a giugno, quando saranno armonizzati definitivamente tutti gli orari nel dettaglio di ogni scuola, è quanto dichiara l'assessore Marco Marinangeli. Amore, vado in banca. Hai bisogno di prelevare? Di fiducia per il mio progetto d'impresa. Oh, allora andiamo in banca, ma in BCC di Roma.
Con il conto Impresiamo BCC sosteniamo i tuoi progetti migliori. È il locale giusto. Possiamo metterci più di 30 coperti e mia moglie è talmente brava in cucina che i clienti faranno la fila. Se gli lasci qualcosa da mangiare. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Capitale in crescita da 60 anni. La fattoria di Alice. Io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana, i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo, e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice. Io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico Di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran, le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, Ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking. Propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23. Oppure 339 22 74 096. Nel centro di Poggio Mirteto, tutto per piante, fiori e addobbi. Un compleanno? Una ricorrenza? Un semplice gesto galante? Piante e fiori rossetti. Effettuiamo consegne a domicilio. Per matrimoni, cresime, battesimi, comunioni, realizziamo addobbi floreali in tutta la provincia di Rieti. Piante e fiori rossetti e anche vivaio per piantine stagionali con prezzi all'ingrosso. La nostra azienda svolge il servizio di onoranze funebri. Piante e fiori rossetti, Poggio Mirteto, via San Paolo 10. Telefono 0765 44 16 44. Il 9 e il 10 maggio il Palazzetto Pala Cordoni ospita lo stage internazionale di Jiu-Jitsu, difesa personale, fighting system, Kobudo. Saranno presenti docenti di arti marziali, special guest Martin Dixon, Gary Hewitz, Jan Arbon. Vi aspettiamo il 9 e il 10 maggio. Rieti, Pala Cordoni, di fronte campo di atletica. Per informazioni 333 77 89 0 24.
organizza la Kuden Goshin Ryu. Rieti si aggiudica gara 1 dei quarti di finale playoff per 95-55 danni di una Luis Roma che ha dovuto piegarsi alla superiorità fisica e tecnica dei giocatori amaranto celesti. La gara è cominciata in maniera equilibrata, le percentuali di realizzazione per la Prometeo sono molto alte ed il primo quarto si chiude 27-17. Con lo stesso buon ritmo comincia la seconda frazione, il gioco dei rietini è ben organizzato. Quando mancano 2:38, il vantaggio è arrivato sul più 18 ed il periodo finisce 50-33. Passano un paio di minuti dalla ripresa ed è Rieti Show con la tripla di Benedusi e la schiacciata di Spizzichini. È con i liberi di quest'ultimo che Rieti approda al più 30. La partita termina qualche istante prima della sirena per 95-55, con i giocatori in campo che si scambiano i saluti ed il pubblico in festa. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Nel centro di Poggio Mirteto, tutto per piante, fiori e addobbi. Un compleanno? Una ricorrenza? Un semplice gesto galante? Piante e fiori rossetti. Effettuiamo consegne a domicilio. Per matrimoni, cresime, battesimi, comunioni, realizziamo addobbi floreali in tutta la provincia di Rieti. Piante e fiori rossetti e anche vivaio per piantine stagionali con prezzi all'ingrosso. La nostra azienda svolge il servizio di onoranze funebri. Piante e fiori rossetti, Poggio Mirteto, via San Paolo 10. Telefono 0765 44 16 44. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi come si facevano un tempo e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico Di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. Il 9 e il 10 maggio il Palazzetto Palacordoni ospita lo stage internazionale di Jiu-Jitsu, difesa personale, fighting system, Kobudo. Saranno presenti docenti di arti marziali, special guest Martin Dixon, Gary Hewitts, Jan Arbon. Vi aspettiamo il 9 e il 10 maggio. Rieti, Palacordoni, di fronte campo di atletica. Per informazioni 333 77 89 0 24. Organizza la Kuden Goshin Ryu.